Se tutto ciò fa comprendere. Ti svelo questo aneddoto, Misuraka, no, che l'ha seguito con noi, tutta la partita ha chiamato il tuo gol. Sì, sì, l'ha detto. E al terzo tentativo è andato. Al terzo tentativo, sì, sì. Ci ha visto lungo, dai. No, vabbè, al di là del gol sono contento per i tre punti, perché non è mai facile ribaltare il risultato, però si vede che questa squadra ce l'ha nelle corde in questo periodo. E sicuramente è un dato importante che ci deve dare sempre più fiducia per il futuro, e credo che la strada intrapresa sia quella giusta. E adesso niente, adesso recuperiamo un po' di forza, perché abbiamo fatto insomma un altro tour de force di tre partite, abbiamo speso tanto, e poi pensiamo da martedì o da mercoledì, quando ci sarà la ripresa, penseremo alla fermata. Senti, è un piacevole problema come quello che sta diventando quello di subire un gol e dopo poi andare a rimontare, perché sta andando bene, no? Sì. Anche se poi dopo porto gli spedi magari forse maggiore un po' di energia, no? Sì, però credo che oggi forse è la partita dove abbiamo giocato meglio il primo tempo, e forse eravamo sotto immeritatamente, e questo sicuramente, il fatto di aver fatto comunque un bel primo tempo, ci ha dato uno stimolo in più, e come ho già detto la fiducia per poter rientrare in campo tranquilli, sereni, per poter ribaltare, cercare di ribaltare il risultato. Poi le partite si sanno, non sono mai facili, oggi ci è andata bene, però ci abbiamo sempre creduto. Senti, è un gruppo che è sempre più maturo, perché alla fine l'hanno produrre quello. Sì, siamo sempre i soliti. No, c'è una grande etica di lavoro, ma da 4 anni a questa parte. Sì, sì. Quello non viene mai a mancare, anche se i risultati non sono positivi. Io adesso guardo un po' al recente passato. C'è sempre stata la voglia di lavorare dal primo giorno della settimana fino alla partita. Poi le partite possono andare bene o male, però è quello che ci chiede la società, e noi cerchiamo di dare l'esempio anche ai più giovani. E devo fare i complimenti soprattutto a questi ragazzi che si sono inseriti in questo gruppo, perché hanno tanta voglia, e le cose, se vanno bene, secondo me è anche merito di questo, di questa coesione tra i più anziani e i più giovani, perché tutti si vuole remare dalla stessa parte. La classifica la guardi? La classifica dice che adesso siamo lì davanti. Il quarto forse anche il massimo vantaggio che il Pordenone. Sì, però insomma ci sono squadre che devono recuperare partite, insomma. Noi sicuramente siamo contenti di cosa stiamo facendo, vogliamo provare a restare lì, però guardando di partita in partita, non pensando a lungo termine, ecco. Adesso il prossimo obiettivo è la partita con la Fermana e cambi il match. Eh sì, stanno facendo molto bene anche loro, e ecco, speriamo che la gente venga sempre più numerosa a seguire, perché oggi secondo me si sono divertiti. La gente secondo me si è divertita, è stata proprio una bella partita anche dentro il campo. Anche se ci fosse stato, ti dico, anche se ci fosse stato un risultato non positivo, io comunque ero molto sereno e tranquillo, perché probabilmente è stata una delle migliori prestazioni che abbiamo fatto nell'arco di tutti i 90 minuti. Da quando è iniziato il campionato. Sì, c'è anche sentito il pubblico, c'è anche la tribuna, ho sentito oggi molto di più rispetto a forse anche poi il pathos della partita, la rimonta, la squadra che la mette lì tutto il secondo tempo, però ecco, questo è... No, bene, bene, deve essere questo lo spirito. È tu una cosa, tra l'altro, che mi sono dimenticato quest'anno. Questo è il primo, sì, infatti. Questo è il primo. Bene. Grazie. Grazie a voi. Mentre lui è secondo. E lui è secondo, meno male.